In questo video voglio mostrarvi la differenza tra la mia home gym che usavo durante il Covid, che costava 100 euro, e la mia attuale home gym che ho in camera da letto, che dovrebbe valere circa 3.000 euro. Meno il 5% se usate il codice sconto Valentino Young su King's Gym. Per di più supporterete il canale. Iniziamo quindi dalla palestra da 100 euro. Durante il Covid, purtroppo, difficilmente si trovavano pesi a prezzi umani, per cui la maggior parte degli esercizi che facevo erano a corpo libero. Infatti, se vedete molti dei miei video iniziali, a proposito ho iniziato a fare i video quando c'era il Covid, vedrete che facevo esercizi solo a corpo libero praticamente. In particolare per le gambe facevo tantissimi squat a corpo libero. Per il petto e i tricipiti mi spaccavo di piegamenti, mentre per la schiena e i bicipiti usavo due strumenti. Il primo è questa sbarra qui che ho riesumato da non so dove, che avevo installato qua sulla porta. In realtà l'avevo installato su questa porta qui, ma come vedete l'ho sfondata, per cui ho dovuto cambiare porta. Una cosa positiva di queste sbarre per trazioni sicuramente è che salvano spazio. Costano relativamente poco, mi pare di averlo pagato 25 euro. Però mettete in conto che potreste sfondare la porta e ripararla, non so che costo abbia. Si installa in questo modo qui, ruotando. E se sentite ci sono dei croc poco rassicuranti. Non stringo troppo perché non vorrei sfondare anche questa porta. Però il concetto è semplice: spinge sulle due parti e potete appendervi tranquillamente. Ho un po' paura che si spacchi, è un po' che non lo uso. Un'altra cosa negativa è che quando andate su con la trazione, cioè rischiate di tirare una mentata sulla porta. Però per il resto ci può stare. Un'altra cosa che usavo erano i manubri componibili, quelli della Decathlon, che probabilmente tutti hanno a casa, che attualmente lascio in questo angolino qua a marcire. Non li uso da un bel po'. Questi, se non mi sbaglio, la coppia pagata 50 o 60 euro all'epoca, col quale oltre ai bicipiti facevo magari anche degli esercizi coi tricipiti e accennavo quello che era una spinta coi manubri sulle panchette che avevo a casa. Pericolosissimo, perché rischiavo di morire. Però vabbè, col peso che era, neanche troppo. Infine, ultimo strumento per raggiungere i 100 euro erano dei semplici elastici. Questi li consiglio da sempre, sono utilissimi se volete farmi un gym occupando poco spazio e spendendo poco, perché uno di questi mi pare costi 10 euro in base alla resistenza, il quale potete rendere più difficili magari dei piegamenti mettendoli sulle mani e facendolo passare per la schiena. Spera, che almeno sembra così la schiena. Oppure attaccandoli alla sbarra lì per fare dei push down coi cavi, in questo caso con gli elastici. Quindi con circa 100 euro riuscivo a toccare un pochino tutti i gruppi muscolari. Dato che poi il fitness è diventato più di una passione, ho deciso di fare un investimento sia di soldi che di spazio. Infatti, se avete visto il video della home gym, ho creato un piccolo spazio in camera da letto dove adesso ho la home gym attuale. Per chi ha visto il primo video in cui ho mostrato la mia home gym, ti ricorderà che in realtà il rack che avevo comprato non era un half rack come l'ho montato adesso io, bensì un full rack, per cui un cage con 4 piloni. Io avevo montato come half rack per risparmiare un po' di spazio, ma oggi voglio provare a montarlo completamente per vedere effettivamente quanto spazio occupi. Anche perché ho questi due piloni qua fuori con i vari componenti che sono qui fermi. Ok, prima cosa, come notate, ci sono delle cose di Nora e ovviamente lo uso ancora come appendiabiti, per cui sistemo e torno subito. Comunque questa è la situazione. Smontiamo tutto. Si nota tutta la polvere perché, essendo nero, essendo in camera da letto, qui c'è il mio letto, dove magari smuovo anche bucato, vestite, queste cose qui, rilasciano tanta polvere che viene catturata tutta da quello che è nero, cioè il pavimento e tutta la home gym. Per cui prima di smontare direi di aspirare un po'. Una cosa importantissima quando fate queste cose qui, quindi montate e smontate delle cose pesanti, fate in modo di essere almeno in due persone, così vi aiutate a vicenda. Indovinate un po' chi mi aiuterà oggi? Nessuno, farò comunque da solo, sperando di non distruggere come la prima volta le piastrelle. Sono ancora qui distrutte, poverette. Ad occhio nudo non lo vedevo, ma in questi mesi si era accumulata tutta questa polvere qua dietro. Intanto ho spostato di là molti accessori. Ci sto mettendo molto più tempo del previsto. Dai, sono a buon punto, devo smontare Jammer Arms e poi inizio a smontare effettivamente il rack. Sto sudando più adesso che durante un allenamento. Pulito e liberato tutto, ho messo tutta la home gym praticamente in salotto, è un casino della Madonna. Iniziamo a smontarla. Mi pento di questa decisione, ci sto mettendo molto più di quel che pensassi. Ora basta rimettere il pilone che ho appena smontato più indietro. Però devo spostarvi perché siete sopra il pilone. Primo pilone al suo posto, questo da smontare, da metter lì. Uno qui, più la struttura in alto. Lo vedo già prendere forma.
Allora, quattro piloni monorco, madosca. Questa è la situazione, piccolissimo spazio per passare. E niente, adesso arriva la parte difficile, cioè i montanti sopra. Non smetterò mai di dirlo, non fate queste cose da soli. Io lo faccio da solo solo perché se lo dico a Nora mi uccide. Stasera appena torno morirò, però vabbè, avrò un full rack in casa. Questa serie comunque non è il massimo della sicurezza, anzi non è nemmeno il minimo, non è sicurezza e basta. Ora come ora vi sembrerà tutto storto, tipo un'opera d'arte contemporanea. Però col potere dell'editing... E voilà, super mega stabile. Mancano due viti là, in realtà l'ho visto adesso. Però per il resto è completamente inamovibile. Manca la barra per le trazioni e ci siamo. Per stringere le viti ci ho messo solo 55 minuti. Ottimo. E dopo 2 ore e mezza, questo è come si presenta il full rack. Quindi quando si entra c'è questo spazio qui per poter passare, che mi sembra più che sufficiente. Non mi sembra un motivo valido per uccidermi, vero Nora? Ti prego, non uccidermi. Sistemo un po' di cose, mi faccio la doccia e alla fine vi mostro il risultato finale. Così vi mostro anche le nuove chicche che ho messo. Vado a prendere Nora che ha finito lavoro, così lo mostro prima a lei. È un rischio perché potrei non riuscire più a editare il video, però mi sembra giusto che, dato che anche lei dorme in questa camera qui, veda un po' il risultato e valuteremo assieme se tenerlo così o se smontarlo e rimetterlo a half rack. Allora, prima di entrare, ti ricordi che... Ma... Te l'ho detto. Mi sembra modo. Io così arrabbiata già. Ti ricordi che il rack in realtà era un full rack, no? Mm. Vuoi dare un occhio tu? Così mi dici? Cambia qualcosa. Come ti sembra? Ancora più ingombrante mi sembra. Però non è un problema, lo vero? Lo togli subito? Di ma nuovo. Non c'è più spazio, non c'è spazio per niente. Ma vedi che passi tranquillamente, se no non saresti passata. Madonna! Uguale. Come vuoi tu, come vuoi tu. Qualcosa mi dice che quel come vuoi tu non è effettivamente come voglio io. Ma ora è giunto il momento che vi mostri la mia home gym attuale col full rack e i vari accessori che ho preso in questi mesi. Direi di iniziare dagli accessori. 2 coppie di fermadischi, questi presi da Decathlon e questi presi su King's Gym. Questi 2 fat grips presi su Prozis. E voi direte, cos'è un fat grip? In poche parole, questo pezzo di gomma va a incastrarsi sui manubri, sui bilancieri, eccetera, per rendere la presa molto più grossa affinché sia più difficile aggrapparsi. Ciò comporta che l'avambraccio lavorerà di più. Io, essendo carente di avambraccio, li ho presi per provarli. Questa pistola massaggiante l'ho presa perché quella portatile Prozis che avevo usato durante il video dei 100.000 passi, non so per quale motivo non si carica più, per cui ne ho preso un altro. Questo si trova su Amazon, marchio Bob and Brad, e sono dei fisioterapisti americani che hanno anche loro un canale YouTube. Mi pare che abbiano 4 milioni e mezzo di iscritti, tantissimi. Lo unboxiamo velocemente assieme. Il modello che ho preso è sempre quello super portatile, quindi piccolino. All'interno c'è una borsetta e aprendola c'è la pistola massaggiante piccolina e 5 testine diverse. Non male per il prezzo pagato. Sulla bustina del cavetto c'è scritto che funziona solo con USB, USB-C, quindi non con cavetti USB-C, USB-C, non so per quale motivo. Aspettate. Fantastico, ho verificato e anche la pistola massaggiante di Prozis si carica solo con USB, USB-C, ed è il motivo per cui non si caricava più, adesso si carica normalmente. Vabbè, avrò 2 pistole massaggianti, fa sempre comodo dato che Nora a volte me lo prende. Ha la testina U, la testina tonda ma piatta, il proiettile supposta e questa a forma di cono. Non potete immaginare quanto è bello massaggiarsi con la pistola massaggiante, soprattutto dopo un workout. Come potenza è molto simile a quella portatile di Prozis. Dato che smolla i muscoli può essere utile anche pre-workout, quindi prima di un allenamento se avete dei muscoli contratti. Ah, l'altro giorno ho fatto petto e ho malissimo. Come l'altro si regola anche in velocità, 5 velocità diverse questo. Ah, che male, madonna. Ah, è un insieme di goduria e dolore. Vi lascio comunque il link della pistola massaggiante e di tutti gli accessori in bio. Sistemiamo questo e vi mostro il resto della home gym. Qui abbiamo la Deep Station che si attacca dove si vuole sul rack. Io adesso l'ho attaccato qua solo per mostrarvi com'è. Se lo dovessi usare probabilmente lo attaccherei all'interno, così posso entrare da qua, dato che qui non c'è minimamente spazio. Un'altra chicca nuova che ho preso è questo cuscino che si può sfruttare per il Bulgarian Squat. Non fate caso a Pikachu perché l'ho vinto a Gardaland. Altro accessorio fondamentale, il landmine, che si attacca al bilanciere, sbuca fino in salotto e si segue l'esercizio. Che ho preso anche il manico per fare il landmine, ma non mi piace troppo perché lo vedo troppo grosso qui. Sarebbe stato meglio più sottile e in caso ci mettevo i fat grips. Il portadischi rimane al suo posto qui in angolino, però i 2 bilancieri, anziché metterli entrambi sulla struttura, dato che mettendolo di là blocca completamente questo armadio qui, questo lungo lo lascio attaccato qui. Per provare ho comprato questo qui, che è un portabilanciere per rack, pagato solo 9,99€, su cui metto la Z-bar. Probabilmente ne compro un altro da mettere di là e questo bilanciere finirà di là. Questo per quel che costa consigliatissimo. Davanti al portadischi ho l'arm blaster per fare delle varianti per i bicipiti. Con cosa direte voi? Ebbene, quei famosissimi manubri regolabili. Li lascio sempre qui ai 2 lati e quando serve li sposto, e oltre a salvarmi tantissimo spazio sono la cosa più comoda su questo pianeta. Adesso sono settate a 32, con un semplice giro si regolano. Vi segnalo che c'è anche una promozione
promozione speciale sui manubri regolabili fino a 24 kg. Col codice manubri vi sconta ben 30 euro. Io preferisco i miei che arrivano fino a 32, ma per iniziare per due manubri è un prezzo veramente ottimo. Dietro qui ho poi il set di vari elastici di varie resistenze. Questi New Angel di Prozis, anche se questi sono molto più versatili. I dischi più piccoli li metto in quei due piccoli portadischi, così non danno fastidio. E fondamentale secondo me per un home gym, perché sono super versatili, i Jammer Arms. Lo installo così vi mostro. Questi sono la nuova versione, per cui sono molto molto più stabili e si possono simulare praticamente maggior parte dei macchinari. Dalla chest press, se ci giriamo, diventa una row machine. E se ben settato, non l'ho ancora provato perché ho paura di morire, potrebbe diventare anche una sorta di leg press. In realtà devo studiarmela ancora bene come fare. Infine ovviamente la struttura in sé, il full rack. Come notate la sbarra per trazione l'ho installata un pelo più bassa rispetto al solito che andrebbe là, così posso aggrapparmi quando sono in punta dei piedi, non devo usare nessun tipo di rialzo. La stabilità è incredibile rispetto all'half rack, non si muove di un millimetro. L'unico problema, occupa un po' più di spazio adesso in camera. Infine sul rack ho lasciato i vecchi safety bars. Avrebbe anche i suoi specifici, ma mi piace di più questo, sembra un po' più leggero visivamente. Per di più, se voglio posso passare tranquillamente dall'altra parte, cosa che non posso fare con quelli lunghi. Comunque ce li ho fuori, quando voglio posso installarli. Bene, detto questo, fatemi sapere se voi preferite la home gym da 100 euro o questa home gym attuale, che in realtà non era un home gym vera e propria, ma erano tre cose messe in croce, che però mi hanno comunque permesso di tenermi in allenamento durante il COVID. Ricordate che vi lascerò tutti i link in descrizione e se volete farvi una vostra home gym usate il codice sconto Valentino Young per risparmiare il 5% su tutte le cose che ha Kings Gym. Per di più supporterete il canale, grazie. Detto questo mi sparo un workout e ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione.